Nelle vignette il fotografo è sempre raffigurato con un'enorme borsa piena di obiettivi. Oggi queste vignette non sono più attuali. Con appena due zoom possiamo riuscire a fotografare qualsiasi tipo di situazione, da quelle che richiedono il grandangolare a quelle che richiedono potenti teleobiettivi. Questo senza rinunciare alle tecnologie di ultima generazione, come i sistemi di stabilizzazione o gli autofocus molto veloci. La prova di questa puntata riguarda due obiettivi di questo genere. Si tratta di due zoom di nuova uscita Sigma 18-50 e 50-200 mm. Per essere il più leggeri possibili, li abbiamo usati con una Nikon D5000. Con questo kit abbiamo fatto qualsiasi tipo di ripresa. Da notare che quelle che vedrete, il dottore che fa le visite a cavallo, sono state poi utilizzate professionalmente su alcuni giornali. Vediamo il test di Edo. L'avevamo presentata lo scorso settembre in anteprima, ora è in arrivo nei negozi. Si tratta della Leica X1, una compatta di alta classe che monta un sensore APS-C e unisce le piccole dimensioni all'alta qualità Leica. Naturalmente, come è d'abitudine della casa, viene presentata vestita di tuttopunto. Ce la mostra Renato Rappaini di Leica Italia. Quindi è una confezione regalo ultra elegante, questo cofanetto che racchiude un altro cofanetto che contiene la macchina, in modo da poter anche utilizzarlo come scatola per confezionare il regalo di Natale, in quanto la macchina comincerà a essere distribuita appunto per Natale. La X1 è in tutto e per tutto una macchina di sistema, in quanto ha tutta una serie di accessori suoi dedicati. All'interno della confezione abbiamo due cassetti per poter contenere sia gli accessori che tutto il corredo della macchina, quindi dalla batteria, la cinghia in pelle, il caricabatteria, i documenti di garanzia correlati. Oppure un cofanetto per poter inserire gli accessori che deciderò di
utilizzare con la macchina, come ad esempio un comodissimo mirino ottico super brillante che utilizzato sulla macchina mi dà la possibilità di oscurare il classico display LCD da 2 pollici e 7 e di controllare la messa a fuoco da questo diodo, e quindi semplicemente inquadrando dal mirino ottico posso avere sempre la certezza di aver fatto correttamente la messa a fuoco. Oppure un flash dedicato che lavora in completo automatismo, oppure un'impugnatura per aumentarne il grip e l'ergonomia, oppure come questi due accessori, ad esempio, una borsa in pelle molto elegante stile retro, tipica direi di Leica. Oppure una borsa di sistema per poter contenere tutti gli accessori a corredo, dal battery charger piuttosto che il mirino, piuttosto che il flash e quant'altro. Quindi una borsa estremamente elegante, compatta e trasportabile. Non più con i tasti, ma con la voce, si comanderanno le stampanti del futuro. Natural Language Color è la tecnologia sulla quale sta lavorando Xerox. Si tratta di algoritmi che sono in grado di trasformare il linguaggio umano in quello della stampante. La versione sperimentale di questo software, con appena 65 parole, è già in grado oggi di scegliere tra 50.000 modi di stampa diversi. Le nostre attrezzature fotografiche richiedono sempre più energia. Quindi il problema della durata delle batterie è quello che si fa sentire e si farà sempre più sentire in futuro. L'americana Lockheed Martin sta sperimentando un nuovo tipo di batteria basato su una tecnologia nucleare chiamata beta voltaico. Che cosa c'è dentro queste batterie? In pratica c'è uno strato di trizio, che è un radioisotopo, racchiuso tra due foglie di silicio. Il trizio emette particelle beta, queste dal silicio sono trasformate in elettroni, cioè in elettricità. La durata di questo tipo di batteria si calcola intorno ai 25 anni.